Buongiorno, come potete notare il livello della voce non è migliorato molto nella notte, ma va bene così. Oggi c'è un'altra bellissima giornata di sole e niente, ora mi attivo, colazione e sparte. Eccomi qua, ho fatto colazione, non so quanto riuscirò a parlare oggi perché male male. Adesso mi sono preparata e sto andando a trovare la mia amica con la piccolina. Tra l'altro gli ho detto, ma vuoi che metto una mascherina perché la situazione è questa. No, tanto è già raffreddata pure lei. Benissimo, quindi vado a conoscere la piccola Camilla. Eccomi qua, sono andata a trovare la mia amica con la piccolina e il fratellino. E non ho più voce letteralmente. Adesso vado a casa a mangiare la pasta. Mia mamma mi sa che fa la pasta al forno. E poi è una giornata stupenda, quindi vorrei tanto andare da qualche parte, ma ho idea che sul lago da me ci sarà il delirio oggi. C'è anche tutti quelli da Milano che verranno qua se non hanno fatto ponte. Quindi sarà un po' critica. E niente, mio fratello invece è andato allo zoo con mia nipote. Stupendo. Caffè un po' al sole. Allora, non che io avessi questi gran piani per oggi, però sapete che è una bellissima giornata, come vi ho detto, e quindi volevo fare qualcosa, però appunto, conciata così, ho detto cosa faccio. Quindi il Dani sta facendo la tesi e io lo lascio tranquillo. E io mi sono messa un po' fuori a prendere un po' di sole, un po' di vitamina D e niente, poi rimarrò penso qua a casa tranquilla e domani vado a trovare la mia nonnina. Ho deciso di andare a fare due passi qui intorno a casa, che forse era la soluzione migliore, e così sto un po' fuori. Tra l'altro questa zona non c'è neanche tanto sole purtroppo, però adesso cerco di recuperare magari in zone un po' più soleggiate, e perché purtroppo sarei voluta andare questo weekend che tornavo un po' sul lago così da me, ma effettivamente non avevo considerato la variabile che c'è questo bel tempo, il ponte, quindi vabbè, fa niente, pazienza, va bene così. E tra l'altro stavo proprio riflettendo che mia nipote non so se riuscirò ancora a vederla nei prossimi giorni perché oggi è andata allo zoo che c'è anche la parte da fare con la macchina, bellissima, con le zebre, le giraffe, e c'erano, avevano tutto allestito per Halloween e quindi non c'è. Poi domani non so che cosa deve fare e domenica io parto, quindi mi sa che non riuscirò neanche più a beccarla e per un altro mese non la vedrò, quindi abbiamo veramente avuto poche ore insieme e mi dispiace un sacco. E niente, in tutto ciò devo dire che si sente che la gente è in giro perché c'è abbastanza tranquillità, quindi mi godo questa tranquillità, faccio due passi e poi torno verso casina, faccio una merendina e stasera magari mi cucino la zucca, che mia mamma mi ha preso la zucca. Bellezza! Anche se purtroppo notizia molto brutta, quest'anno niente castagne. Mia mamma avevano recuperato un bel bottino qui di fianco a casa mia e buonissime, mi ha detto. Poi purtroppo ha fatto quel diluvio, eccetera. La volta dopo sono tornata e ce n'erano pochissime e tra l'altro ovviamente inguardabili perché erano piccoline, non sapevano di niente, eccetera. Quindi io anche quest'anno niente castagne. Vabbè, fa niente. Avrei una voglia matta di andare, mi piace tantissimo andare nei boschi, raccogliere castagni, i funghi. Quando ero piccola andavo sempre con la mia nonnina anche e quindi mi manca questa cosa qua, però recupereremo, anzi volendo, prossimo weekend che ce l'ha anche Dani a casa, magari da Padova, non lo so, suggeritemi qualche posticino voi veneti per andare a recuperare castagni e funghi. No, i funghi no, perché non sono molto esperta. Io di solito prendevo le mazze di tamburo, non so neanche se si chiamino così in italiano, ma noi le chiamiamo così. E basta, poi un po' i, come si chiamavano? Chiodini, le
recuperavamo e poi basta, perché poi degli altri non ci fidavamo molto. E quindi così, insomma. Adesso ho risposto a un po' di vocali e torno a casino. Dunque, io sono tornata a casa, ho fatto la doccia, ora mi sono messa a preparare la zucca, stasera zucca e pollo e niente, poi Pechino Express. Uno dei più grandi tesori che abbiamo. Eccomi qui, il momento della giornata del relax, dei miei momentini di relax, scusate, sono ancora messa malissimo. Tisanina, speriamo che mi aiuti. Ora mi guardo un po' di Prime e poi Pechino Express. Io non so se riesco a resistere a vedere Pechino perché mi stavo già addormentando. Quindi intanto vi saluto. Vi aspetto domani, spero in condizioni migliori. Qui vi lascio i miei social e ci vediamo domani. Ciao!